All'orizzonte c'è la sfida molto sentita con il Città di Messina e questa è una delle partite chiave nella corsa verso la promozione. Ma partite chiave non so, ancora ci sono tante partite da giocare. Sicuramente sarà un turno importante sia per noi, guardando il calendario, anche per il Cosenza che va a giocare in un campo difficile come Ribera. Dalla parte nostra non dobbiamo perdere la testa, la concentrazione e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi i risultati arriveranno. Che partita di aspetti, di fronte si ritroveranno la difesa meno battuta del campionato, quella del Messina, e il terzo miglior attacco, quello del Città di Messina. Ma io spero in una bella partita maschia sicuramente, come è giusto che sia. Importante che sia corretta e che ce la giocheremo solo sul campo. Saraniti, Discione, Citro, chi è il giocatore più difficile da marcare? Ma forse per caratteristiche Saraniti. Un buon attaccante, ma io non sottolodare nessuno, anche gli altri due che hai detto hanno una buona squadra loro. Dobbiamo sottolodare, come detto prima, continuare a lavorare come stiamo facendo e tireremo le somme dopo. Sarei chiamato ancora a sostituire l'infortunato Chiavaro, tra l'altro avrai anche da riscattare l'espulsione dell'andata, forse non ti è andata giù. Sicuramente, per Rosso non mi è andato giù, continua a non andarmi giù. Fortuna è dalla mia parte e mi farà giocare un'altra partita così. Speriamo bene che questa volta vada meglio. Giocare al Celeste davanti a un pubblico che si preannuncia molto caloroso può fornire all'evento anche una cornice ancora più bella. Ma sì, quello è il campo dove siamo cresciuti un po' tutti. Abbiamo tanti ricordi e è sempre un'emozione entrarci. Speriamo che porti fortuna anche a noi. Come state vivendo voi messinesi questa partita dopo i due precedenti tra Coppa Italia e campionato dello scorso settembre? Ma tranquilli, siamo tranquilli, ci stiamo allenando bene, non ci sono particolari ansie. Noi viviamo la giornata così, giorno dopo giorno, poi ancora ci sono 2 giorni per pensare alla partita.